Uscire dalla zona protetta per mettersi in discussione, soprattutto mettere in discussione chi si ha davanti, chi giudica, chi educa, chi ha difficoltà a confrontarsi con ciò che non conosce. Questo hanno fatto nell'Istituto Salesiano Redentore di Bari 6 ragazzi seguiti dal centro diurno Chiccolino. 6 ragazzi che con lucidità e coraggio hanno cercato dentro loro stessi storie da raccontare e da riscrivere per ribaltare il loro destino e fare spazio ad un futuro diverso. L'iniziativa fa parte del progetto Fare, futuro d'autore, in pieno svolgimento tra Bari, Bitonto, Giovinazzo e Molfetta per insegnare ai ragazzi come svincolarsi da un destino che sembra già tracciato, rendendoli liberi autori della propria vita. 2 le storie che i ragazzi hanno deciso di raccontare, temi che hanno già incontrato nel loro percorso di giustizia riparativa. 2 storie su oppressi e oppressori per esprimere il dualismo che vivono i ragazzi che entrano nel sistema della giustizia penale minorile. Questi temi della stigmatizzazione e del pregiudizio. È una scommessa rivoluzionaria per i ragazzi, ovvero l'idea di dimostrare che sono altro dall'errore che hanno commesso, e lo sono. Noi che li seguiamo quotidianamente, ragazzi, viviamo con loro emozioni, rabbia, gioia, paure, e sperimentiamo la loro voglia di dimostrare che è possibile costruire un percorso diverso da destini solo apparentemente ineluttabili. Proviamo a far riscoprire a ciascuno un potenziale. Nel caso di questi ragazzi amo molto la parola autori, che è all'interno anche di questo progetto, perché sono ragazzi che nella vita ad un certo punto, per motivi differenti, hanno scelto o è capitato di essere autori di un reato. Col nostro lavoro tentiamo di far riscoprire loro la capacità di essere autori anche di un progetto di vita che possa essere anche differente da ciò che finora hanno scelto o non scelto.